punto potremmo però passare a un primo punto fattivo. Facciamo questi tavoli, vediamo se li possiamo organizzare già questa sera. E io pensavo anche un'altra cosa, siccome i punti di interesse sono molti e se ci sembra giusto procedere, come ha detto anche Eugenio, con dei gruppi di studio che sono i tavoli come erano stati fabbricati, ipotizzati, e i nuovi tavoli che si formano, e poi intervenire sui vari aspetti, le varie problematiche, e facciamo predisponiamo secondo me un calendario di quello che dobbiamo fare nelle varie assemblee, cioè se il 24 c'è l'assemblea che deve discutere della legge, se mercoledì c'è l'assemblea che deve discutere, se mercoledì prossimo ognuno porta uno schemetto di punti di priorità che ritiene giusto inserire, e se i tavoli già costituiti e quelli che si devono costituire cominciano a portare gli stati di avanzamento, forse noi riusciamo a farci dei calendari in modo tale che invece di correre dietro agli altri andiamo noi dritti per la nostra strada e ci poniamo degli obiettivi sempre unitari, cioè non una persona pensa una cosa o un'altra, ma tutti insieme cerchiamo di muoverci su quello che oramai è il pochissimo tempo che ci è rimasto, perché qua con tutta l'estate che avanza a me pare che questa estate se noi non ci diamo un po' da fare qualcun altro si dà da fare per noi, quindi è il caso di mettere. Quindi io la proposta che faccio è questa, votiamo subito se ci sono le proposte che sono state fatte, quattro proposte. E ricordiamoci che la prima proposta, che chi non c'era perché abbiamo cominciato presto l'assemblea, è che sabato prossimo non si faccia assemblea, perché è per agosto. Perché Zaffini può andare in vacanza. Sì, sì. La verità è che Zaffini può andare in vacanza. Quindi settimana prossima sono mercoledì l'assemblea, ringraziando Dio. Dopodiché il lavoro dei tavoli e tutto quanto, la prima assemblea dopo Ferragosto, facciamo questo calendario secondo me, creiamo questi appuntamenti, anche perché se gli appuntamenti poi si moltiplicano con quelli nei progetti case di cui abbiamo parlato con Pina, e se questi appuntamenti prevedono la convocazione di referenti istituzionali qua, vuoi che sia del Corvo, vuoi che sia l'assessore per la partecipazione e per il sociale, vuoi che sia, li dobbiamo calendarizzare pure questi. E un'altra cosa, io pregherei questi incontri, se decidiamo di farli, di organizzarli, cioè di farli in modo oggettivo, assolutamente neutrale, non ci mettiamo a fare i soliti telefono io, telefono tu, sarà l'assemblea sempre che deciderà e che formalizzerà la decisione comunicandola al referente istituzionale e gli dirà il giorno dopo, il giorno dall'altro, vieni, cerchiamo di far finta di essere tanto bravini pure noi. Questo era solo quello che volevo dire. Quindi, organizzati. C'è Patrizia e poi... Patrizia. Io volevo lanciare una...